percorso di memoria che però guarda al futuro, quindi non solo le celebrazioni appena trascorse, neppure quelle che probabilmente ci aspettano nell'immediato futuro, ma un percorso di conoscenza, consapevolezza e, per certi versi, messa in sicurezza. Beh, se noi ci limitassimo a ricordare, per così rievocare momenti drammatici della nostra storia, non faremmo un buon servizio alla comunità. Penso invece che mantenere salda la memoria di quello che è stato, avere chiaro che cosa è stato fatto da quel momento in poi e soprattutto veicolare oggi messaggi utili alle giovani generazioni attraverso linguaggi moderni che anche la tecnologia ci offre, penso questo sì sia un modo per ricordare, ma attualizzando il messaggio, attualizzando la lezione e soprattutto provare tutti insieme a migliorare lo stato delle cose. Credo che molto sia stato fatto soprattutto in questi ultimi anni, ci sono opere di messa in sicurezza che sono in fase di realizzazione, c'è un lavoro importante di riorganizzazione istituzionale, di accorciamento della filiera istituzionale delle competenze che vede una semplificazione amministrativa sempre più spinta, c'è un lavoro corale della regione, dei consorzi, dei geni, dei comuni, per far sì che il livello di sicurezza aumenti sempre di più. Detto questo, esiste sempre un rischio con il quale dobbiamo fare i conti, un rischio indotto da cambiamenti climatici, rispetto al quale noi possiamo solo far maturare la consapevolezza, la conoscenza anche del corpo idrico del fiume, per saperlo leggere nei momenti in cui comincia ad essere un po' arrabbiato, e quindi possiamo mettere in campo quelle buone pratiche che consentono in tanti casi anche di salvare vite.